Preparate il veleno perché stasera arrivano i topi. Ciao ragazzi, sono Riccardo, Causing Source Italia, e oggi siamo qui per fare il Faction Focus sul nuovo libro, o Battletome, degli Skaven. Finalmente Games Workshop ha creato un libro unico per racchiudere tutti quanti i clan che prima invece erano frazionati, appunto degli Skaven, sotto il nome di Skaventide o di Marea Skaven. È un libro che si sente bello pesante perché c'è tanta roba. Chi sono esattamente gli Skaven? Sono dei ratti, sono dei topi che si nascondono negli angoli bui di tutti i reami e proliferano nell'ombra, creando vere e proprie maree di roditori. Essi sono una razza vile, bugiarda, di traditori, paranoici e megalomani, ma hanno anche dei difetti. Quando si riuniscono in gran numero, sono mossi da questo folle coraggio che li spinge in battaglia e non perdono mai l'occasione di pugnalare alle spalle tutti coloro che si intromettono nei loro vari piani per conquistare l'universo. In questo libro viene citato per la prima volta lo Skavendom, ovvero il Kingdom degli Skaven, quindi questo regno che gli Skaven bramano, basato sull'anarchia più totale e sulle nefandezze che caratterizza questa razza. Gli Skaven sono molto ingegnosi, alcuni generano delle mostruose piaghe, altri creano delle squallide mutazioni genetiche, altri ancora invece creano delle instabili macchine da guerra sempre pronte ad esplodere nelle mani stesse degli Skaven. Ogni Skaven pensa di essere il più furbo e la vita dei propri simili non ha valore. Vogliono, come detto, comandare su tutto in un mondo di anarchia totale. Fanno tutto questo in nome del Ratto Cornuto. Il Ratto Cornuto è la loro divinità, la divinità che gli Skaven venerano in modo assiduo. È un essere frammentario, non si percepisce mai, è sempre velato dietro a un velo di mistero, ma è forte la sua presenza negli Skaven. Tutto richiama il suo essere. Viene estremamente sottovalutato da tutti gli altri dei del caos, ma è quello che ha più valore inespresso, quindi quello che può ancora dare, che può sorprendere ancora tutti. Ci vengono subito presentati due box molto interessanti, Città di Sventura e la Guarpietra. Città di Sventura è la capitale degli Skaven, è il cuore marcio dell'impero sotterraneo. Questa città è situata fuori dai confini della realtà e lentamente scivola sempre più esternamente ogni giorno che passa, poiché è estremamente instabile. Essa infatti è costruita su giacimenti interi di Guarpietra. È una città piena di povertà e piena di delinquenza, dove i clan, i diversi clan degli Skaven si danno battaglia per salire sulla traballante scala gerarchica che la caratterizza. Ogni Skaven infatti è pronto a uccidere e fare degli assassini e colpi di stato, che sono all'ordine del giorno in questa città, per riuscire ad arrivare al potere. L'unico organo politico, se così possiamo dire, è il Consiglio dei 13. Il Consiglio dei 13 è questo consiglio costituito da 12 signori della decadenza più un 13° seggio che viene lasciato libero, poiché proprio rappresenta la presenza del Ratto Cornuto, del grande Ratto Cornuto. L'altro box che ci viene presentato all'inizio spiega cos'è la Warpietra. La Warpietra è una potentissima sostanza di puro caos cristallizzato. Il solo contatto con questa sostanza porta alla follia, oltre che la mutazione del proprio corpo, quindi è una sostanza terribile da cui però si possono attingere dei poteri formidabili. Gli Skaven, come detto, o la assumono, quindi o la mangiano o la aspirano, oppure la utilizzano per far funzionare le loro terribili macchine, oppure, come il clan Mulder, la utilizzano per le loro mutazioni genetiche. Molto interessante anche questo box sulla Warpietra, andatevelo a leggere se vi capita. Artwork fighissimi, ma tanto oramai lo diciamo così di tutti, perché sono veramente belli. Abbiamo quindi parlato della guerra tra i clan. Infatti, nell'universo Skaven ci sono 5 grandi clan che sono costantemente in lotta tra di loro. In realtà non ce ne sono solo 5, ci sono quasi un infinito numero di clan, ma tutti questi clan si rifanno e si richiamano a uno dei 5 grandi clan, che adesso andiamo a vedere. Il clan Skryr è forse il clan più tecnologico fra tutti quanti. Crea, sperimenta terribili macchine di distruzione e di morte, come ad esempio il cannone a fulmini Warp, la ruota del fato, le varie squadre arma.
e utilizza appunto la War Pietra per far funzionare diverse tipologie di arma. Sono degli inventori sadici e folli, è anche quello che si dice più ricco, proprio perché vende parte di questi armamenti agli altri clan, ovviamente mantenendo le armi più forti per loro. Il clan Skryr molto spesso è in competizione con un altro clan molto potente e molto forte, che è il clan Pestilence. Gli adepti del clan Pestilence sono quei ratti che adorano il grande ratto cornuto, poiché viene da essi inteso come il grande corruttore. I monaci della peste, tutti i ratti che appartengono al clan Pestilence, si offrono al grande corruttore in qualità di vettori per poter diffondere le varie malattie, soprattutto la peste. Sono i più religiosi e i più fanatici fra tutti i clan. Il loro grande obiettivo finale è la conoscenza dei 13 grandi morbi. Troviamo poi il clan Verminus. Il clan Verminus in realtà è una pseudo novità di Age of Sigmar, perché nel vecchio libro degli Skaven, che tra l'altro è questo qua, non esisteva, non era nominato. In questo libro viene presentato come il braccio armato dello Skavendom, quindi enormi orde di ratti, tra cui soprattutto clan rats, ovvero i ratti del clan, e i ratti d'assalto, quelli più corazzati. Essi in realtà non hanno nessuna specializzazione precisa, ma rappresentano le schiere di soldati, le orde di soldati che vanno a combattere in battaglia, veramente quella che viene nominata la forza nel numero. Sono molto temuti i loro signori della guerra. Dopodiché vi è il clan Mulder. Il clan Mulder sono dei veri e propri sovvertitori dell'ordine naturale delle cose. Creano delle potentissime mutazioni genetiche, come ad esempio i famosi rattogri, che sono degli ogre ratti enormi, e gli stessi abomini di Pozzo Infernale. Uniscono l'arte di manipolare la war pietra per poter creare delle mutazioni genetiche e una chirurgia grezza e atipica, con cui creano queste enormi schifezze. In ultimo abbiamo il clan Eshin, che è il clan più misterioso, più tenebroso di tutti. Molto bello da background, purtroppo nel libro trovo un po' poco spazio, con poche miniature. Sono abili nei sotterfugi, nei misteri, nei sussurri e nei segreti. Hanno agenti, veri e propri agenti, vestiti sempre di nero, che sono dei maestri nell'assassinio e nell'avvelenamento. Spesso sono tra l'altro al soldo degli altri clan, che li comprano per delle missioni o determinati obiettivi. Questo era un po' uno sguardo molto generale agli Skaven. Ovviamente vi è la solita rassegna di foto. Colgo l'occasione per dire che purtroppo non sono uscite nuove miniature per gli Skaven. L'unica nuova miniatura che è uscita è il Warlock Bombardier, che è una nuova tipologia di ingegnere del clan Skryr. Per il resto non c'è nulla. Gli Skaven sono un esercito che hanno delle miniature eccezionali. Tutti i clan hanno qualcosa di veramente particolare e caratteristico. Passiamo alla parte che più ci interessa, ovvero la parte regolistica. Da subito ci viene introdotta l'idea della Marea Skaven, ovvero della Skaventide. Quindi voi potete creare un esercito utilizzando qualsiasi unità di tutti i clan, poiché tutte le unità di tutti i clan hanno, grazie a questo nuovo Battle Tome, la keyword Marea Skaven, Skaventide. Quindi non dovete più utilizzare i punti alleanze per dover mettere altre tipologie di unità di altri clan. Formalmente non sarà mai un esercito Skryr, Eshin o Mulder, sarà sempre Marea Skaven. Tuttavia, utilizzando un generale di un determinato clan più tutte le unità di un determinato clan, sbloccherete delle battle line molto più potenti. Quindi va a richiamare un po' il nuovo meccanismo introdotto che abbiamo già visto con i Gloomspite, per esempio. Se voi scegliete la Legions Marea Skaven, avrete accesso a delle abilità della fedeltà molto forti. Iniziamo con i tratti di battaglia. Gli insegnamenti del ratto cornuto nei vostri primi 4 tratti di battaglia. La prima abilità è Conduci dalle retrovie. Essenzialmente i vostri eroi ottengono la regola Attento Signore anche in corpo a corpo, oltre che nella fase di tiro. Quindi il vostro nemico avrà un -1 per colpire se il vostro eroe è entro 3 pollici da una vostra unità amica, che ovviamente i vostri eroi, se vicino alle loro unità, diventano molto più difficili da colpire. Scappa via
è la seconda abilità che vi dà il tratto di battaglia, per cui nella fase di combattimento un vostro eroe, al posto di ammassare ed attaccare, può scegliere di fare un movimento di ritirata. Questa in realtà era un'abilità che già aveva il Warlord, che adesso si chiamano Clawlord, che era colpisce zampetta via. Prima era meglio perché potevate attaccare e dopodiché ritirarvi. Qua invece dovete ritirarvi subito, può tornarvi utile in determinate situazioni. Dopodiché abbiamo massa travolgente e la forza nel numero. Queste due abilità invece si applicano alle unità, mentre le altre erano per gli eroi. Massa travolgente è veramente bella perché si applica a tutte le unità della Marea Skaven, mentre prima era un'abilità solamente per i Clanrets e si chiamava la forza nel numero. Quindi le unità della Marea Skaven, fin tanto che includono 20 o più modelli, hanno più 1 ai tiri per colpire degli attacchi sferrati con le armi da mischia. Se siete 30 o più modelli, tutte le unità della Marea Skaven hanno più 1 ai tiri per colpire e più 1 ai tiri per ferire. Come detto, prima ce l'avevano solo i Clanrets, adesso tutte le unità della Marea Skaven, e questo è un primo notevole miglioramento. Per finire abbiamo la forza nel numero, quindi c'è stato uno switch di nomi. E la forza nel numero adesso permette a qualsiasi unità Marea Skaven che sta effettuando un test di shock di aggiungere 2 invece che 1 alla sua caratteristica coraggio ogni 10 modelli dell'unità. Quindi più siete, meglio è, perché il vostro coraggio cresce sempre di più. Le unità numerose negli Skaven fanno sempre tanti danni, quindi sono fondamentali. Come avete potuto notare, ci sono 2 abilità più difensive per gli eroi e 2 abilità più offensive per le unità Skaven. In aggiunta a queste 4 abilità che fanno parte dei tratti di battaglia, ci sono altre abilità per tutti gli eroi appartenenti a un determinato clan. Se sul campo avete qualsiasi eroe che sia appartenente o abbia la keyword Master Clan, potete tirare un dado ogni volta che un modello del Master Clan amico usa un'abilità di comando. Con 5 più puoi ottenere un punto di comando extra. Questa è ottima. L'abilità Abili Manipolatori del Master Clan. I Master Clan presenti in questo tomo sono Tankwall e Von Ripper, il Grey Seer e Lord Screech Verminking e anche il Vermin Lord Warp Seer. Se invece avete sul campo di battaglia qualsiasi eroe appartenente al clan Mulder, in particolare il Master Mulder, che è l'unico eroe del clan Mulder, avrete accesso a Creazioni Preziose. Quindi questo è un tratto di battaglia che vi permette di aggiungere di 3 ferite in più ad una qualsiasi bestia guerriera del clan Mulder per ogni Master Mulder presente sul campo di battaglia. Per bestia guerriera si intende o l'abominio o il rattogre. Aggiungendo D3 alla caratteristica ferite di questi modelli, ovviamente li rendete molto più resistenti. Se avete qualsiasi eroe del clan Ashin, invece avrete accesso all'abilità Maestri dell'Omicidio. All'inizio del primo round di battaglia, prima di determinare quale giocatore al primo turno, puoi scegliere un eroe nemico per ogni eroe del clan Ashin della tua armata. In quella battaglia puoi ripetere i tiri per ferire degli attacchi effettuati dalle unità dei clan Ashin amiche che hanno come bersaglio quegli eroi. Questa è un'abilità molto da background, perché immaginatevi un'unità di ratti dei vicoli che entrano sul campo di battaglia e mirano un obiettivo, avendo appunto molta più facilità nel colpirlo ripetendo i tiri per ferire. Se invece avete sul campo di battaglia degli eroi Verminus, avete accesso all'abilità Potenti Condottieri. Quando scegli tratti di comando, puoi selezionare un tratto di comando per un massimo di 6 Clawlords, i Warlord, i signori della guerra, amici, in aggiunta a un tratto di comando per il tuo generale, se esso non è un Clawlord. Devi scegliere un tratto di comando differente per ogni Clawlord che ha un tratto di comando, e nessun modello può avere più di un tratto di comando. Puoi usare il tratto di comando per quel Clawlord anche se non è il tuo generale. Quindi, oltre al vostro generale, che non deve essere un signore della guerra, potete fornire i vostri Clawlord con un tratto di comando, quindi questo è abbastanza utile. La vera chicca, secondo me, è del clan Skryr. Se avete sul campo di battaglia qualsiasi eroe del clan Skryr, avrete le scintille di Warpietra, i vecchi frammenti di Warpietra. Tutti i vostri eroi del clan Skryr iniziano sempre la partita con D3 più 3 scintille di Warpietra, quindi dovete tirare un dado D3 e aggiungere 3 sempre.
Il totale è appunto il numero di scintille di warpietra che può essere usato in battaglia. Ogni scintilla di warpietra ovviamente può essere utilizzata una sola volta e vi farà accedere ad una delle seguenti abilità. Potete scegliere nella vostra fase degli eroi un vostro mago del clan Scryer e ripetere tutti i tiri per lanciare e dissipare gli incantesimi fino alla fine di questa fase degli eroi. Alla fine di questa fase tira un dado, con uno quel mago subisce di 3 ferite mortali. Oppure, molto interessante, con questo eroe del clan Scryer puoi scegliere nella fase di tiro fino a 3 differenti unità del clan Scryer amiche che si trovano interamente entro 13 da questo eroe. Fino alla fine di quella fase puoi aggiungere 1 alla caratteristica danni delle armi da tiro usate da quell'unità. Alla fine di questa fase da tiro, come sempre, tiri un dado. Con uno quell'eroe subisce di 3 ferite mortali. Oppure, nella fase di combattimento, scegliere sempre il vostro eroe clan Scryer e ripetere i tiri per colpire di quell'eroe fino alla fine di quella fase. Alla fine di questa fase, tira un dado, con uno quell'eroe subisce di 3 ferite mortali. A me piace soprattutto la seconda. Questa seconda abilità, unita a un tratto di comando che vedremo poi, sempre per gli eroi del clan Scryer, diventa micidiale. Soprattutto per le squadre arma, e in particolare la rattagliatrice, aggiungere 1 alla caratteristica danni diventa letale. Infine, sempre quanto riguarda i tratti di battaglia, abbiamo gli echi dei grandi morbi, utilizzabili da tutti i vostri eroi del clan Pestilence. Il tiro per pregare non modificato di una preghiera intonata da un qualsiasi prete del clan Pestilence amico è 6, puoi scegliere di manifestare uno dei seguenti grandi morbi in aggiunta agli effetti della preghiera stessa. Sono peste piaga bubbonica, maledizione vescica rossa, peste bocca rossa, la non piaga e il flagello oscillante. Sono tutti molto forti, a me in particolare piace molto peste bocca rossa e il flagello oscillante. Ognuno di questi grandi morbi si può manifestare una sola volta per battaglia. Per esperienza il 6 sul tiro per pregare è abbastanza raro, o almeno io sono abbastanza sfigato su questi tiri e raramente ho evocato un grande morbo, però è manna avercelo. Passiamo quindi ai tratti di comando, ovvero quell'abilità che può essere utilizzata dal vostro generale. Dipende dal clan di appartenenza del vostro generale. Ognuno di queste finestre, le prime 3 abilità che sono uguali per tutti quanti i clan, quindi Malevolo, Valore Murino e Signore Brutale sono identici per tutti quanti i clan, quindi qualsiasi eroe della Marea Skaven può avere come tratto di comando uno di questi tre tratti. Malevolo vi permette di ripetere i tiri per ferire pari a 1 degli attacchi sferrati con le armi da mischia di questo generale. Valore Murino vi permette, prima di assegnare una ferita o una ferita mortale a questo generale, di tirare un dado, sottrarre 1 dal risultato se questo generale è un mostro o una macchina da guerra. E con 4 più, invece di assegnare la ferita o la ferita mortale a questo generale, puoi assegnarla a un'unità della Marea Skaven amica che si trova entro 3 da esso. Quindi una sorta di tiro attento signore del vecchio fantasy. Signore Brutale invece vi permette di aggiungere 1 alla caratteristica coraggio delle unità della Marea Skaven amiche, fin tanto che si trovano interamente entro 18 da questo generale. Quindi di questi 3 tratti di comando uguali per tutti gli specchietti, Valore Murino è forse il più interessante. Detto ciò, ogni clan ha 3 tratti di comando extra diversi per ogni clan. Master Clan, io mi sono segnato come estremamente interessante, Signore della Magia. Quindi una volta per fase degli eroi puoi aggiungere 1 a un tiro per lanciare, per dissipare o per disperdere incantesimi di questo generale, che è sempre utile secondo me. Oppure Astuto. Dopo l'inizio della battaglia tira un dado ogni volta che l'avversario ottiene un punto comando, con 6 ottieni il punto comando al suo posto. Come sempre, ottenere 6 su un D6 su un singolo lancio è abbastanza complesso, però diciamo che può essere un buon modo di rubare almeno un paio di punti a partita al vostro avversario. Molto 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 interessanti sono ispirazioni corrotte, ovvero i tratti di comando che possono essere presi il clan Scryer. Oltre Malevolo, Valore Murino e Signore Brutale, che sono quelli comuni a tutti, gli altri 3 sono molto buoni. Abile Predatore vi permette di aggiungere 2 al numero di scintille di warpietra che l'armata di questo generale può utilizzare in battaglia. Non male. Inventore Pazzo, all'inizio della tua fase di tiro puoi scegliere un'unità del clan Scryer amica che si trova interamente entro 13 da questo generale e fino alla fine di quella fase puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi delle armi da tiro sferrati da quell'unità. Questa è molto buona. Ricordatevi solamente che per esempio il cannone a fulmine warp o il lanciafiamme non hanno il tiro per colpire perché hanno una sequenza diversa di attacco.
fantastica è Fautore di distruzione, che unitamente al fatto che potete utilizzare frammento di warp pietra nella vostra fase di tiro per poter aggiungere una alla caratteristica danni, diventa devastante. Fautore di distruzione, all'inizio della tua fase di tiro puoi scegliere fino a 3 unità di team arma, quindi le squadre arma, trova interamente entro 13 da questo generale. Fino alla fine di quella fase puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi di quell'unità. Ora, pensate a un vostro generale del clan Scryer che ha questa abilità di comando. Però 13 almeno 3 rattagliatrici. Ad esempio, una rattagliatrice ha 2 di 6 attacchi. Se voi utilizzate l'abilità più Warpiombo, quindi la sovraccaricate, raddoppierete la caratteristica attacchi di questa squadra arma. Quindi sono 2 di 6 e il risultato viene raddoppiato per 2. Quindi questa è una sola, quindi per 3 rattagliatrici. A danno 2, grazie alla scintilla di Warpietra che avete fatto assumere al vostro eroe Scryer, e potete ripetere i tiri per colpire degli attacchi di quell'unità. Tradotto in parole povere, una secchiellata di danni e di ferite. Secondo me questa è una combo molto molto valida e che vedremo spesso, diventa una vera e propria pioggia di piombo. Se invece il vostro eroe è appartenente al clan Pestilence, potrete scegliere il vostro tratto di comando tra i credi della corruzione. Oltre 3 base avete altri 3 tratti di comando abbastanza validi. I 2 che mi piacciono di più sono Signore del Marciume della Rovina, ci permette di ripetere il tiro di dado per determinare se una preghiera intonata da questo generale viene accolta, quindi avete una chance in più di far entrare una preghiera. Molto molto valido è Artefice della Morte, puoi ripetere i tiri per ferire degli attacchi effettuati con armi da tiro delle unità del clan Pestilence amiche, fin tanto che si trovano interamente entro 18 da questo generale. Questo tratto di comando, se sfruttato da un generale che si trova in mezzo delle catapulte della peste, diventa ottimo. Infatti le vostre catapulte hanno un solo attacco al 3 o più, 3 o più, rend meno 2, danno di 6. Tuttavia, grazie alla loro abilità, se bersagliate unità con 10 o più modelli, avrete più 1 al tiro per colpire e 2 di 6 alla caratteristica danno. Unitamente a questo tratto di comando, ripeterete anche i tiri per ferire degli attacchi effettuati con queste armi da tiro per tutte le unità armati con armi da tiro entro 18. Le catapulte settate in questo modo possono essere pericolose. Le tattiche infide invece sono i tratti di comando che potrete dare al vostro eroe se appartiene al clan Verminus. In realtà non le trovo molto belle, questo è forse quello più deludente per quanto riguarda i tratti di comando. Forse la più carina è Furia Brutale, che una volta per battaglia all'inizio della fase di combattimento ti permette di aggiungere 3 alla caratteristica attacchi delle armi da mischia di questo generale fino alla fine di questa fase, ma purtroppo è solamente una volta per battaglia, quindi non sono molto belle quelle del clan Verminus. Se invece decidete che il vostro eroe sarà il Master Molder, quindi l'unico eroe appartenente al clan Molder, avrete accesso alla padronanza della carne. In questo caso, oltre ai soliti 3 tratti di comando base per tutti quanti, ci sono 2 tratti molto interessanti. Molder Supremo, quando usi il tratto di battaglia Creazioni Preziose, quindi quello che abbiamo visto prima, con cui aggiungete D3 alla caratteristica ferita di ognuno dei modelli delle vostre bestie da guerra, puoi scegliere se aggiungere 3 invece di D3 alla caratteristica ferite di quel modello o aggiungere D6 invece che D3 alla caratteristica ferite di quel modello. Il migliore però secondo me è Signore dell'Orda. Quando questo generale usa l'abilità di comando Scatenate più più bestie, riceve una nuova unità con un risultato di 4 più invece che 5 più. Questa abilità di comando, appartenente appunto al Master Molder, che è l'unico eroe clan Molder, cosa vi permette di fare? Puoi usare questa abilità di comando quando un'unità di branco del clan Molder amica viene distrutta se un modello amico con questa abilità di comando è presente sul campo di battaglia. In tal caso tira un dado con 5 o più, e quindi in questo caso con 4 o più, viene aggiunta alla tua armata una nuova unità identica a quella distrutta nel tuo territorio e interamente entro 6 dal bordo del campo, a più di 9 da qualsiasi unità nemica. Non puoi usare ovviamente questa abilità di comando più di una volta per fase. Le unità branco sono i rattogri, i ratti giganti e gli sciami di ratti. Però è estremamente interessante, molto bella. Chiudiamo il giro tratti di comando con padronanza delle ombre, ovvero quei tratti di comando che potete dare al vostro generale se il generale è appartenente al clan Eshin. Non sono fenomenali, ma sono tuttavia carine. Oltre ai 3 tratti di comando basilari che abbiamo visto, abbiamo Assassino Impareggiabile,
per cui puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi effettuati da questo generale che hanno come bersaglio l'eroe nemico scelto per il tratto di battaglia Maestri dell'Omicidio. Quindi, come abbiamo visto prima, Maestri dell'Omicidio permetteva di scegliere un eroe nemico per ogni eroe del clan Ashen della tua armata e tutte le unità del clan Ashen, incluso l'eroe, potevano ripetere i tiri per ferire degli attacchi effettuati contro quell'eroe nemico. In questo caso l'eroe che ha questo tratto di comando, assassino impareggiabile, ripete anche i tiri per colpire, dunque un potenziamento del tratto di battaglia Ashen. Molto interessante invece è agilità incredibile, questo generale può volare, quindi vi dà maggiormente mobilità. Ricordate che gli eroi del clan Ashen non è solamente l'assassino, ma è anche il Vermin Lord Deceiver. Molto velocemente andiamo a vedere anche i manufatti di potere. I manufatti di potere sono quegli oggetti magici che i vostri eroi potranno prendere. Come ben sapete, si parte di base con un solo oggetto magico per armata e andiamoli quindi a vedere. Le reliquie della rovina sono quei manufatti di potere che possono prendere solamente gli eroi Master Clan. Sono ottimi, forse sono i migliori. Molto interessanti sono Pietra Sospetta. Tira un dado ogni volta che assegna una ferita o una ferita mortale al portatore, con 5 o più quella ferita o ferita mortale viene negata. Quindi se cercate qualcosa di più difensivo da dare al vostro eroe Master Clan, questo fa il caso vostro. L'infuso Scaven. Una volta per battaglia, nella tua fase degli eroi, puoi scegliere un'unità della Marea Scaven amica entro 3 dal portatore. Quell'unità subisce di 3 ferite mortali, ma fino alla tua prossima fase degli eroi puoi aggiungere 1 la caratteristica attacchi delle armi da mischia usate da quell'unità. Quindi un one shot, lo potete usare una sola volta per battaglia, però con un piccolissimo prezzo di sangue da pagare, che sono di 3 ferite mortali, applicato su grandi unità che attaccano per la prima volta, come per esempio ratti d'assalto, monaci della peste o anche gli stessi clanrets, possono portare veramente veramente molti attacchi. Il migliore secondo me è Vesti Grugno di Bestia. Non effettuare il test di shock per le unità della Marea Scaven amiche fin tanto che si trovano interamente entro 13 dal portatore. Questa secondo me è la migliore. Le invenzioni oscure invece sono quegli oggetti magici che potete dare solamente agli eroi appartenenti al clan Scryer. Molto buona cassa di risonanza Warp Esoterica. Grandissimi nomi, i nomi sono veramente il top. All'inizio di ciascun round di battaglia, se il portatore si trova sul campo di battaglia, ricevi una scintilla di warpietra addizionale. In quel round di battaglia solo il portatore può usare quella scintilla di warpietra per utilizzare un'abilità delle scintille di warpietra. Se non viene usata prima della fine del round di battaglia in cui è stata ricevuta, la scintilla viene persa. Mantici Alito Scryer, anche questa ottima, perché all'inizio della tua fase degli eroi il portatore può azionare i mantici. In tal caso tira un dado per ogni unità, tranne il portatore, che si trova entro 3 pollici dal portatore. Con 4 più quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Un manufatto di potere di questa delle invenzioni oscure del clan Scryer che vince il premio culone è il Globo di Ottone. Perché se avete questo manufatto di potere e vi entra, siete dei fighi. Vi vengo personalmente a stringere la mano. Se il vostro eroe appartiene al clan Verminus, potrete dargli un oggetto magico appartenente agli equipaggiamenti Warp. Anche in questo caso non mi fanno impazzire questi artefatti. Il clan Verminus è più abile, come abbiamo visto, in corpo a corpo, quindi i tratti di comando e gli oggetti magici non sono secondo me molto efficaci o molto belli. Opterei per ammazza cose, scegli una delle armi da mischia del portatore e aggiungi 1 alla caratteristica danni dell'arma. Classico, sempre comodo. Oppure il trofeo di Teschi Urlanti. Sottrai 1 dalla caratteristica coraggio delle unità nemiche fin tanto che si trovano entro 13 dal portatore, che questo può, anche questo può sempre tornare utile. Se il vostro eroe appartiene al clan Mulder, avrete accesso agli oggetti magici chiamati Arcani Mostruosi. Il più carino secondo me è Corona della Rabbia. Puoi ripetere i tiri per ferire degli attacchi effettuati dalle unità del branco del clan Mulder fin tanto che si trovano interamente entro 13 dal portatore. Ricordiamo che le unità branco sono per esempio rattori, ratti giganti e gli sciami. Potrebbe tornarvi utile anche il bastone spezza ossa. All'inizio della fase di combattimento scegli un modello nemico entro 3 pollici del portatore e sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi effettuati da quel modello in quella fase di combattimento. Anche in questo caso utilissimo. E se il vostro eroe appartiene al clan Ashen, avrete accesso agli strumenti di omicidio. Una cosa curiosa che ho notato di questi strumenti è che quasi tutti sono una volta per battaglia, quindi one shot, a parte solamente stellette stilla warp. Tutti gli altri sono una volta per battaglia,
curiosa questa cosa. Sono secondo me molto buoni questi invece, quindi hanno degli ottimi manufatti, il Clan Eshin. Le tre zanne è eccezionale, quindi diamo al Clan Eshin quello che è dei Clan Eshin. Una volta per battaglia, all'inizio della tua fase di tiro, puoi scegliere un eroe nemico entro 6 dal portatore e tirare 3 dadi. Se il risultato di tutti e tre i dadi è 3 o più, e il valore combinato dei tre risultati è maggiore della caratteristica ferite di quel modello nemico, esso viene ucciso. Una media di 3 o più è meno del 50%, quindi abbastanza facile, e il valore combinato dei tre dadi deve essere maggiore della caratteristica ferite del modello nemico. Questo qua è veramente ottimo, fa del portatore di questo oggetto un eroe molto insidioso per i nemici. È molto buono anche il mantello lungo balzo. Una volta per battaglia, anche in questo caso, alla fine della tua fase di movimento puoi rimuovere il portatore dal campo e schierarlo di nuovo ovunque sul campo di battaglia a più di 9 da qualsiasi unità nemica. Qua capite che in caso di conquista di obiettivi diventa strautile questo oggetto magico. Sono ottimi anche Rosicchia Bomba e Amuleto Attira Ombre. Sono molto contento che gli oggetti magici del Clan Eshin siano così efficaci, almeno abbiamo dato un po' una pompata a questo clan che forse viene un po' bistrattato troppo. Arriviamo quindi ai saperi della magia. Come abbiamo visto per tutti i nuovi Battletom, ogni esercito ha un proprio sapere della magia personale che si va ad aggiungere agli incantesimi che i vari maghi conoscono. Quindi per ciascun mago Skaven in un'armata di Marea Skaven puoi scegliere un incantesimo da una delle seguenti tabelle. Ricordatevi, per ciascun mago Skaven. In questo caso i saperi della magia sono divisi per saperi della rovina, conosciuti solo dai Grey Seers, i saperi del galvanismo Electro Warp, conosciuti solo dai maghi del clan Scryer. Quindi i saperi della rovina, Grey Seer su campana, oppure se state giocando Tankwall. Ho selezionato 3 che secondo me sono molto forti di questo sapere della rovina. Il primo di essi è Furia Letale. Con un ringhio il Grey Seer infatti suscita nei sottoposti una sbavante frenesia omicidio. Furia Letale ha un valore di lancio di 7 e se lanciato con successo puoi scegliere un'unità della Marea Skaven amica, che non sia un eroe, interamente entro 13 dal lanciatore e visibile da esso. Fino alla tua prossima fase degli eroi, quando un modello di quell'unità viene ucciso, prima di essere rimosso dal gioco può ammassarsi e attaccare con tutte le armi da missile di cui è equipaggiato. Ora, letto così può sembrare devastante, perché immaginatevi tutti i modelli uccisi che possono riammassarsi e attaccare. Però in realtà secondo me non è così formidabile come sembra. In primis dipende dall'unità che si ha. Molto spesso in più si vanno a togliere modelli che non fanno effettivamente pile-in e che magari non arrivano o non riescono ad attaccare il nemico. Può comunque tornare utilissimo, quindi è un buon incantesimo questo. Peste, perché anche il Grey Seer ovviamente conosce la magia oscura inerente alla malattia. Peste ha un valore di lancio di 7 e se lanciato con successo puoi scegliere un'unità nemica entro 13 dal lanciatore e tirare un dado per ogni modello in quell'unità. Per ogni 5 più, quell'unità subisce una ferita mortale. A me personalmente piacciono molto questi incantesimi o abilità che si vanno a creare ferite mortali. Sono tutte ferite mortali che vanno poi a influire alla fine, soprattutto se lanciato contro quelle unità orda e quelle unità molto grandi, secondo me i 5 entrano. Oppure spaccatura. Spaccatura ha un valore di lancio di 6 e se lanciato con successo puoi scegliere un modello nemico entro 6 dal lanciatore e tirare un dado. Se il risultato è maggiore alla caratteristica ferite di quel modello, esso viene ucciso. Anche in questo caso questo è ottimo per uccidere quei piccoli eroi che magari hanno 4, 5, 6 ferite. Per quanto riguarda i saperi del galvanismo Electro Warp, ovvero l'incantesimo che potete dare al vostro mago appartenente al clan Scryer, secondo me è ottimo più potere Warp. Ha un valore di lancio di 7 e se lanciato con successo puoi scegliere un'unità del clan Scryer amica interamente entro 12 dal lanciatore e visibile adesso. Fino alla tua prossima fase degli eroi puoi ripetere i tiri per colpire e per ferire di quell'unità. Tuttavia, alla fine della tua prossima fase degli eroi quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Anche qui ripetere tutti i tiri per colpire e per ferire è tanta roba. Non ci sono altri saperi della magia per gli altri clan, perché in realtà gli altri clan non hanno maghi. Gli unici altri maghi sono i Vermin Lord, che però quindi non possono avere questo incantesimo in più. Dopodiché ci vengono presentati gli Gnohols, ovvero il vostro elemento scenico. Qualsiasi armata organizzata di Marea Skaven o Skaven Tight ha gratuitamente 3
elementi di terreno chiamati gnoholes, ovvero quei buchi scavati degli scavi. Ciascun gnohole deve essere schierato interamente entro 8 dal bordo del campo, quindi devono essere esterni, a più di 3 pollici da qualsiasi unità nemica o obiettivo e a più di 1 pollice da qualsiasi altro elemento di terreno. Gli gnohole hanno essenzialmente due abilità fondamentali. La prima è tunnel attraverso la realtà. Questa è la vera utilità dei vostri gnohole. All'inizio della tua fase di movimento puoi usare uno gnohole per trasportare un'unità della marea scave nemica. Per farlo l'unità deve trovarsi interamente entro 6 pollici dallo gnohole e un eroe della marea scaven amico deve trovarsi entro 6 da questo stesso gnohole. In tal caso puoi rimuovere l'unità della marea scaven dal campo di battaglia e puoi schierarla interamente entro 6 da un altro gnohole e a più di 9 da qualsiasi modello nemico. Questo conta come il movimento di quell'unità per quella fase di movimento. Non basta solamente avere la vostra unità che volete che attraversi il tunnel entro 6 dallo gnohole, ma serve anche la presenza di un eroe. Quindi questo è molto importante, avere diversi eroi sul campo di battaglia, perché gli gnohole vengono diciamo attivati anche dagli eroi, da questo dinamismo di gioco, ed è molto interessante. Per di più l'idea che i vostri scaven attraversino questi tunnel, che tra l'altro non sono tunnel fisici ma sono proprio tunnel di warp attraverso il campo, è molto molto caratteristico e secondo me molto divertente. L'altra abilità è Aura del Ratto Cornuto. Per tutte le unità della Marea Scaven, infatti, questo elemento di terreno ha la regola del terreno arcano. Aggiungi più uno ai tiri per lanciare o dissipare incantesimi dei maghi fin tanto che si trovano entro un pollice da qualsiasi terreno arcano. Per tutte le altre unità, questo elemento di terreno ha la regola del terreno letale. Un'ottima aggiunta per il vostro esercito. Ovviamente, essendo gratis, dovete assolutamente utilizzarli, dovete assolutamente sfruttarli. Qui vengono presentati due piani di battaglia, Assalto della Marea Scaven e Attraverso lo gnohol. Non mi soffermerò più di tanto, ma molto interessante è il secondo, Attraverso lo gnohol, perché si combatte su 3 campi di battaglia differenti, no? Come se fossero 3 reami differenti, ma grazie agli gnohol gli scaven possono attraversare la realtà e quindi sbucare nei vari reami, in particolare da quelli laterali a quello centrale, insomma. Una cosa abbastanza carina, ma è molto molto interessante questo piano di battaglia. Come potete vedere la situazione è abbastanza cambiata, perché ho diviso questa review del Battle Tome in più serate, quindi se vedete qualcosa di diverso è per questo. Passiamo quindi ai battaglioni, o cosiddetti battaglioni di Warscroll. Come al solito, per avere le abilità date da questi battaglioni dovete includere tutte le unità che vi vengono elencate e in più pagare un prezzo extra. In tutto qua ci vengono presentati 8 battaglioni diversi. Devo dire, io in genere non sono un grande appassionato dei battaglioni, perché non utilizzo quasi mai le unità incluse in questi battaglioni, però li ho trovati veramente abbordabili per tutti a livello di unità da includere, perché sono quasi tutte unità abbastanza utili, e anche per quanto riguarda le abilità che essi danno, che non sono affatto male. Quindi per la prima volta ho trovato dei battaglioni buoni. L'unica pecca è il costo. Questi battaglioni secondo me costano un pochettino troppo. Quella che ho trovato più interessante, secondo me, è il battaglione chiamato Congrega Pioggia Sporca. Per creare un battaglione Congrega Pioggia Sporca bisogna avere un Plague Priest, quindi un prete della peste, e almeno 3 Plague Claws, ovvero le catapulte della peste. Un po' questa idea ancora della fase di tiro esaltata per quanto riguarda gli scaven, un po' come le 3 rattagliatrici in mezzo all'ingegnere prima. Costa 110 punti e l'abilità di questo battaglione permette di aggiungere uno ai tiri per ferire degli attacchi delle armi da tiro effettuati dalle unità di questo battaglione fin tanto che si trovano entro 13 pollici dal Plague Priest dello stesso battaglione. Quindi adesso immaginatevi le vostre 3 catapulte con in mezzo, o almeno nelle vicinanze, il prete della peste. Di base la catapulta fa un attacco con 3 o più per colpire e ferire, rend meno 2 di 6 danni. Già di suo, una singola catapulta, cioè se il bersaglio, il proprio attacco, ha 10 o più modelli, esso fa 2 di 6 danni al posto che di 6 e puoi aggiungere 1 ai tiri per colpire. Quindi passiamo a un attacco, 2 o più per colpire, diciamo, e 3 o più per ferire, impatto meno 2, danni 2 di 6. Con l'abilità data da questo battaglione Congrega Pioggia Sporca si passa a un attacco al 2 o più, 2 o più,
perché entrambi colpire e ferire hanno il bonus di +1, impatto meno 2, danni 2 di 6, sempre se avete come bersaglio un'unità di 10 o più modelli. Se addirittura quello stesso Leg Priest è il vostro generale e gli avete dato come tratto di comando artefice della morte, potete ripetere perfino i tiri per ferire degli attacchi effettuati, quindi se vi esce un 1 lo potete pure ripetere. Questo per tutte e tre le catapulte. Questa l'ho trovata molto buona e il prezzo tra l'altro non è neppure tantissimo, perché 110 punti ci può stare per questa tipologia di battaglione. Convocazione ingranaggio Warp, quindi passiamo a un battaglione inerente al clan Scryer. Costa 60 punti, quindi pochi, però ci vogliono secondo me un po' troppe unità, perché di base dovete metterci un Arch Warlock e poi dovete metterci da 2 a 5 Engine Covens, che sono delle sorti di micro battaglioni che vi vengono elencate qui. Questo battaglione dà delle abilità veramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il tiro. Ancora molto interessante questo battaglione, non ha un grandissimo costo, per bassi punteggi è abbastanza complicato da utilizzare. Il battaglione Orda Artiglio invece ha come sfondo il clan Verminus. Sono 180 punti di battaglione, questa è la sua vera pecca perché costa veramente tantissimo. Quando il vostro Clawlord utilizza l'abilità di comando Mordi spolpagli le ossa, anziché scegliere un'unità interamente entro 13 da questo Clawlord, potete scegliere tutte le unità dello stesso battaglione che si trovano interamente entro 13. Ovvio, molto costoso e tutte le unità devono essere interamente entro 13, quindi dovete sempre stare molto vicini. Molto carina anche Serraglio Carne Fusa, che è il battaglione a tema Clan Mulder. L'abilità di questo battaglione permette di utilizzare l'abilità di comando Scatenate più bestie, che è quell'abilità che vi permette di far tornare sul campo un'unità interamente distrutta del vostro clan Mulder di bestie da guerra. Lo fate al 4+ anziché al 5+, che è praticamente lo stesso effetto di Signore dell'Orda, che era il tratto di comando per quanto riguarda gli eroi Mulder. Essendo che questo battaglione costa 160 punti, se giocate un clan a tema Mulder, a questo punto forse è meglio dargli il tratto di comando che questo battaglione. Anche Artiglio Furtivo alla fine è un battaglione a tema Eshin, l'abilità ci può stare, è carina, ma per averla dovete includere almeno 2 unità di Night Runner, che non sono i ratti dei vicoli ma proprio i ratti notturni, o fate un esercito a tema Eshin, che per esperienza è abbastanza difficile vedere purtroppo, oppure anche qui 2 unità di Night Runner difficilmente si vedranno sul campo. Quindi passiamo finalmente all'analisi delle unità e degli eroi. Inizierei con i personaggi con nome e i Grey Seer. Quindi Tankul Suborn Reaper, che è un Grey Seer su questo mostro enorme, Lord Screech Verminking, che è un personaggio con nome, e dopodiché i due Grey Seer, quello a piedi e quello su campana. Tankul Suborn Reaper costa 400 punti e, come potete ben capire, non è un personaggio che si può utilizzare in piccoli scontri da 1000-1200 punti. Bone Reaper, quindi lo strappaossa, che è il mostro sotto, è veramente molto forte. Ha la possibilità di scegliere 4 armi da fuoco Warp, scegliendo la combinazione tra gli sparafiamme e i braccieri del fuoco. Adesso non sto a entrare nello specifico, ma voi avete 4 slot armi con cui armare il vostro Bone Reaper sotto, e in base alla combinazione che scegliete, 2, 3, 1, oppure 4 sparafiamme o 4 braccieri, avrete un potenziamento maggiore di un'arma rispetto all'altra. Sopra c'è Tankul, che è un Grey Seer, un mago che lancia cantesimo pazzia, oltre dardo arcano e scudo mistico. Lord Screech Verminking è il personaggio con nome inerente alla sfera dei Vermin Lord. Sono 300 punti per questo modello rispetto a Tankul, e molto più facile da giocare, meno incasinato. Così di primo impatto ha una caratteristica danni minore di Tankul Suborn Reaper, però è comunque un ottimo combattente secondo me. La sua chicca è il terribile tredicesimo incantesimo, che per chi ha conoscenza del vecchio fantasy
è forse l'incantesimo più divertente di tutto Warhammer. Il terribile tredicesimo incantesimo ha un valore di lancio di 8 e se lanciato con successo puoi scegliere un'unità nemica entro 13 dal lanciatore visibile adesso e tirare 13 dadi. Per ogni 4 più quell'unità subisce una ferita mortale. Dopodiché puoi evocare sul campo di battaglia un'unità di Clan Rats e aggiungerla alla tua armata. L'unità evocata può avere un massimo di un modello per ogni ferita mortale inflitta da questo incantesimo, eccetera eccetera eccetera. Trasforma gli avversari in dei Clan Rats. E quando erano usciti i War Scroll Compendium, questo terribile tredicesimo incantesimo permetteva di trasformare l'unità nemica in un'unità di Verminus, quindi anche i ratti d'assalto. In questo caso è stata corretta e è stato messo solo i Clan Rats. Per quanto riguarda i Grey Seer, ovvero i veggenti grigi, abbiamo quello sulla campana stridente, sulla Screaming Bell, e quello a piedi. Senza campana sono 120 punti, con la campana sono 200 punti, quindi 80 punti di differenza. Secondo me per 80 punti, e se volete un generale comunque con un po' di abilità, è meglio quello sulla campana. Le vostre ferite passano da 5, quindi un personaggio abbastanza facile da tirar giù, a 13 ferite il Grey Seer sulla campana. Non è tanto per gli attacchi che fa il Grey Seer con la campana, ma proprio per le abilità. Infatti con la campana sono i rintocchi della rovina. Quindi una volta per fase degli eroi voi potete anche suonare questa campana. Il risultato generalmente è un effetto quasi sempre positivo per voi. La vera chicca sta nell'effetto numero 12. Quindi se voi lanciate due dadi per suonare la campana e ottenete un 12, otterrete un movimento dietro al velo. Quindi puoi evocare sul campo di battaglia un Vermilord e aggiungerlo alla tua armata, ovviamente senza pagare i punti rinforzo che non esistono più. Voi vi ritrovate sul campo di battaglia un Vermilord gratuitamente che combatte per voi. Ovvio, non è molto facile ottenere un doppio 6 in 4-5 tiri di campana su tutto il match, però può sempre uscire, insomma, dai, bisogna stare fiduciosi. Un'altra abilità molto bella è l'altare del ratto cornuto. Vi permette di non effettuare i test di shock per le unità della Marea Scaven amiche mentre si trovano interamente entro 13 pollici dal Grey Seer sulla campana. Per quanto riguarda invece la magia, sia il Grey Seer che il Grey Seer sulla campana lanciano due incantesimi e ne dissipano due. Quindi secondo me per 80 punti in più è meglio il Grey Seer su campana. Passiamo quindi a una rapida analisi dei Vermilord. Ad esclusione di Lord Screech Verminking abbiamo il Vermilord Deceiver, che contiene la tag Clan Ashin, il Vermilord Corruptor, che contiene la tag Clan Pestilence, il Vermilord Warbringer, che contiene il Clan Verminus, e il Warp Seer, che contiene la tag Master Clan. Allora, qual è il migliore? Dovete vedere in prima cosa con che clan state giocando. Se giocate con un clan in particolare, il migliore secondo me è il Vermilord con la keyword del vostro clan. Per quanto riguarda il Vermilord Warp Seer, avendo la tag Master Clan, la keyword Master Clan, rappresenta un po' un jolly, proprio perché gli eroi con la keyword Master Clan sono accettati da tutti i clan e quindi gli potete costruire la lista dell'esercito. Per esempio, voi mettete come generale il Vermilord Warp Seer, che ha la keyword Master Clan, gli mettete attorno tutta unità di clan Scryer, voi avete accesso alle Battleline, per esempio gli Stormfiends o gli Accoliti Scryer. Tutti quanti questi Vermilord hanno 12 ferite, un tiro salvezza di 4 più e un coraggio di 10. Il Vermilord Deceiver costa 300 punti, ha un'abilità di comando e le magie non eccezionali, soprattutto se non state giocando clan Ashin, però ha un'ottima arma da mischia e una discreta arma da tiro. Il Vermilord Corruptor invece, che è quello del clan Pestilence, ha 10 attacchi con la Mieti Peste, quindi molti attacchi che fanno però solamente danno 1 senza rend, e i 6 per ferire sono una ferita mortale. Il Corruptor ha una magia molto forte e l'abilità di comando anche molto molto buona. Il Vermilord Warbringer invece è il Vermilord Clan Verminus. Costa anch'egli 260 punti come il Vermilord Corruttore. Ha quest'arma da mischia che è il falcione, che fa 6 attacchi. Ha un'abilità di comando che è tiranno da battaglia, che è discreta. Ha come magia furia letale spaventosa. È un po' come furia letale dei saperi della magia Scaven.
è abbastanza situazionale, è buona, però bisogna vedere il momento, secondo me. Abbiamo quindi il Vermilord Warp Seer, costa 260 punti ed è armato solamente con il falcione di sventura, con 6 attacchi di 3 danni. Ha un'abilità veramente interessante che grandi manipolatori permette di lanciare un dado, se questo modello è sul campo di battaglia all'inizio della tua fase degli eroi, con 3 o più ricevi un punto di comando extra e con un 6 ricevi D3 punti di comando extra, quindi questa è un'abilità bomba. Ha una buona magia perché la bufera warp spaventosa, che ha un valore di lancio di 8, vi permette di scegliere un'unità nemica entro 26, quindi un range veramente ampio, e quell'unità subirà D6 ferite mortali e in più dimezzerà i suoi tiri per correre e caricare, saranno dimezzati fino alla tua successiva fase degli eroi e soprattutto non può volare fino, se ha volo, fino alla tua prossima fase degli eroi. La sua vera chicca è l'abilità di comando avanti figli del ratto cornuto. Puoi usare questa abilità di comando all'inizio della tua fase di shock, ti permette di non effettuare test di shock per le unità di Skaven amiche fin tanto che si trovano interamente entro 26 da questo modello in questa fase. Comunque non farli è sempre meglio con gli Skaven. Per chiudere il discorso Vermilord, sicuramente secondo me il migliore è Lord Screech Verminking, quello che abbiamo analizzato come personaggio speciale, perché per 300 punti è il più forte. Se dovete scegliere uno di questi qua, sceglietelo in base al clan che state giocando. Se invece dovessi scegliere, quelli che mi piacciono di più sono il Vermilord Warp Seer e il Vermilord Corruttore. Passiamo quindi ai vari clan. Il primo clan che troviamo è il clan Scryer. Cerchiamo di vedere, di fare un resoconto degli ingegneri, dei cosiddetti engineer. Troviamo l'Arch Warlock, il Warlock Engineer normale e il nuovo Warlock Bombardier. Tutti questi modelli sono dei maghi, sono i maghi del clan Scryer. Ricordatevi che tutti i maghi del clan Scryer gli potete dare l'incantesimo in più della sfera del sapere della magia che vi ho elencato prima. Tutti questi ingegneri vanno benissimo per sovraccaricare i vostri cannoni a fulmini warp, perché hanno tutti la keyword Warlock Engineer, quindi vanno benissimo. E tutti questi ingegneri partono con le scintille warp, quindi ricordatevelo quando li giocate. L'Arch Warlock costa 160 punti ed è un mago che può lanciare due incantesimi e ne può dissipare uno a fase degli eroi. Il suo incantesimo tipico è Tempesta di Fulmini Warp, che ha un valore di lancio di 7, è un discreto incantesimo. Il Warlock Engineer invece sono 100 punti, quindi abbastanza cheap, e forse il più deboluccio, ma è perfetto averceli sparsi in giro per il campo per dare le varie abilità date dai frammenti di Warp Pietra. È un mago che lancia e dissipa un incantesimo e ha il Fulmine Warp, che è il tipico incantesimo dei Warlock Engineer. Dopodiché abbiamo il Warlock Bombardier, che è questo l'unico nuovo modello del nostro Battletome. Costa 100 punti come il Warlock Engineer normale, è forse la scelta che più mi piace di queste. L'Arch Warlock lo vedo più come generale, se magari fate un piccolo esercito Scryer, o perché no, anche in un esercito Marea Skaven non è male. Il Bombardiere però è particolare, secondo me metterne almeno un paio con le tre rattagliatrici o in mezzo ai cannoni. Ha il Fulmine Warp come prima, con un valore di lancio di 5 o più, quindi un incantesimo facile da far entrare che fa le sue piccole ferite mortali, e ha soprattutto un'ottima arma da tiro che è il Doom Rocket, che ha una gittata di 18, fa un attacco al 4 più 3 o più, meno 1 di impatto, di 6 danni. Passiamo quindi agli Stormfiends, che sono questi esseracci qua, sono questi toponi totalmente corazzati con mitragliatrici, lanciafiamme, ogni ben di Dio presente a Città di Sventura. Sono 260 punti per 3 modelli e rispetto al passato hanno avuto un piccolo cambiamento, ovvero prima gli Stormfiends potevano essere equipaggiati come si voleva, come più vi aggradava. Adesso invece almeno uno Stormfiends su 3 sempre può essere armato o con lo sparafiamme warp o con i lanciaglobi. Un altro, fino a un terzo di questi modelli, può essere armato con i magli trituranti o i cannoni rattagliatori, e fino a un terzo di questi modelli può essere armato o con i guanti Doomflayer oppure con i guanti della scossa. Prima dovevate scegliere se fare un'unità
o improntata sul corpo a corpo o improntata sul tiro. Invece adesso avrete un'unità mista comunque. Uno sicuramente sarà settato da tiro, uno sicuramente sarà settato da corpo a corpo, e potete decidere l'ultimo se dargli i cannoni rattagliatori oppure i magli trituranti, che sono arma da mischio e arma da tiro. Nonostante questo piccolo intoppo, se così possiamo chiamarlo, le armi rimangono molto forti, anzi secondo me in alcune case, come per esempio lo sparafiamme, è migliorato. A me personalmente piacciono molto armati con uno lo sparafiamme warp, l'altro con i cannoni rattagliatori e l'ultimo con i guanti doom flare. Per esempio lo sparafiamme è stato migliorato proprio perché non fanno più le 2 di 3 ferite mortali che era prima, ma bensì adesso si tira un dado per ciascun modello dell'unità bersaglio che si trova entro 8 pollici dal modello che attacca, e per ogni risultato di 4 o più l'unità bersaglio subisce una ferita mortale. Quindi tutte le armi stile sparafuoco warp, sparafiamme warp, con questo Battletome hanno preso questa caratteristica, che secondo me è molto meglio perché andrete ad affrontare unità numerose con molto più vigore. Però secondo me sono sempre comunque un must have da avere per un esercito scaven. E in più sono un'unità che con 6 ferite e un modello di questi a 7, perché avrà l'armatura con gli innesti di war pietra, sono molto resistenti. Cosa molto bella degli Stormfiends è che essi sono considerati Battleline se il vostro generale è Clan Scryer o Master Clan, e tutte le unità sono appartenenti al Clan Scryer. Mi sembra abbastanza inutile soffermarsi sul War Plating Cannon. Il vostro cannone a fulmini warp è l'arma segreta che voi avete, anzi non molto segreta perché tutti lo sanno che è devastante. Io personalmente ne gioco quasi sempre un paio, 180 punti, quindi molto costoso per essere un cannone, ma vale ogni singolo punto di questi punti che spendete. Veramente è come prendere un secchio di ferite mortali e lanciarlo sul vostro avversario, proprio una secchiellata di ferite mortali. A 8 ferite, per essere un pezzo di artiglieria, sono molte, e ora potete soprattutto sovraccaricarlo. E se c'è un Warblock Engineer amico entro 3 pollici da questo modello, lo puoi sovraccaricare. Se lo fai, tira 12 dadi anziché 6 per questo attacco. Capite che sono veramente tantissime ferite mortali che vi vengono. Tuttavia, dopo che l'attacco è stato risolto, questo modello subisce di 3 ferite mortali per ciascun risultato non modificato pari a 1 su quei 12 dadi. Quindi ovviamente è molto rischioso sovraccaricarlo. Avete 8 ferite, lanciate 12 dadi, tenete conto che qualche uno potrebbe uscire. Il mio consiglio è sovraccaricatelo quando siete proprio all'estretto, quando il cannone oramai ha poche ferite, sapete già che finirà in tragedia. Gli accoliti Scryer nient'altro sono che i vecchi robadieri del vento benefico. 60 punti per 5 modelli, e secondo me sono pressoché inutili, ma hanno una grandissima caratteristica, ovvero quella di essere Battleline e di avere come numero minimo dell'unità 5. Quindi voi con 2 unità di accoliti Scryer da 5 avete soddisfatto le slot Battleline, per esempio se state giocando a 1000 punti, quindi per avere 2 Battleline. Abbiamo poi uno dei modelli più belli di tutti gli Scaven, la cosiddetta Doomwheel o la ruota del fato. Questa secondo me era un modello che era diventato un po' ingiocabile con Age of Sigmar. L'hanno finalmente rafforzata leggermente. Non è secondo me ancora un modello che farà la differenza, però si riesce già un pochino più a giocare. Sono 160 punti per la Doomwheel, e capite che se un cannone costa 180, forse è meglio avere un cannone in più e una Doomwheel schierata sul campo. Però perché no? Se non altro è molto pittoresca come unità. Ha i dardi warp come arma da tiro e ha un movimento di 4 di 6, mentre prima era solamente di 2 di 6. Questo perché ha l'abilità rovina rotolante. Quando questo modello effettua un movimento normale, può passare attraverso modelli con una caratteristica ferite di 3 o meno, allo stesso modo di un modello in grado di volare. Inoltre, dopo che questo modello ha effettuato un movimento normale o un movimento di carica, tira un dado per ogni unità che include modelli attraversati da esso e per ogni altra unità che si trova entro un pollice da questo modello alla fine del movimento. Con 2 o più, quell'unità subisce di 3 ferite mortali.
non sono una caterba di ferite mortali, però comunque iniziamo a contare questa abilità rovina rotolante, i dardi warp, le armi da mischia che comunque non sono eccezionali ma qualcosina fanno, anche la Doomwheel vi può portare qualche danno in più. In una partita in cui si cercano di tenere gli obiettivi, i 4 di 6 di movimento possono tornare utili. Passiamo quindi alle squadre arma. Nelle squadre arma includo i Jezails, anche se in realtà non sono una squadra arma, e quindi ne parliamo subito. Allora voi direte, perché lo includi nelle squadre arma? Non lo so, però sparano tutti quanti. Parliamo quindi subito dei Jezails. Allora, come detto, non sono una squadra arma, ma sono un'unità formata da 3 modelli di Jezails, e questi modelli sono i vostri cecchini. Sono 140 punti per 3 modelli, hanno solamente 2 ferite contro le 3 di una squadra arma normale, hanno come punto debole secondo me un po' il costo, perché 140 punti per 3 modelli sono un po' tantini. Il loro punto forte però che sono dei cecchini con una gittata veramente enorme, 30 pollici. Che è tantissimo. Se il tiro per colpire dell'arma da fuoco è 6, quell'attacco infligge 2 ferite mortali al bersaglio subito. Se non li muovete potete addirittura ripetere i tiri per colpire. Ricordatevi sempre che con le scintille di War Pietra gli potete dare più 1 al danno, e ricordate anche inventore path come tratti di comando che possono potenziare tali unità da tiro. Per quanto riguarda i Jezails, quindi una piccola unità di 3 può sempre tornare utilissima. Per quanto riguarda le squadre arma, la mia preferita, come avete forse potuto immaginare, è la Rattling Gun, quindi la cosiddetta rattagliatrice. Sono 80 punti, sono 2 di 6 attacchi con da tiro, 4+4+, impatto meno 1, danni 1. Potete ovviamente caricarci altro war piombo bollente e quindi sovraccaricarla. In tal caso potete raddoppiare la caratteristica attacchi, quindi 2 di 6 raddoppiato. Prima dell'uscita del libro era passavi da 2 di 6 a 4 di 6. Ovviamente se sovraccaricate e il tiro per determinare la caratteristica attacchi è un doppio, questo modello viene ucciso sul colpo, quindi proprio viene distrutto in 1000 pezzi. I poveri inservienti della rattagliatrice vengono dilaniati dall'esplosione. Avercene 3 con le varie scintille di War Pietra date dagli eroi e con l'abilità di comando possono essere devastanti. Anche il lanciafiamme è un'ottima, ottima, ottima squadra arma. Sono 70 punti, non fa più di 3 mortal wounds se non sbaglio come era prima, ma adesso è un'arma anti-orda. Bisogna tirare un dado per ogni modello dell'unità bersaglio che si trova interamente introdotto dal modello attaccante, e per ogni 4 più questa unità bersaglio subisce una ferita mortale. Consigliatissime se ce ne avete qualcuno sul campo. La cosiddetta Doomflyer, che è quella enorme palla, secondo me è la squadra arma peggiore. Troviamo invece poi l'escavatore Warp, quindi il Warp Grinder, che è praticamente quella trivella manuale con i 2 topi per scavare. Con questo Battletom sono stati introdotti i cosiddetti Gnoholes, ovvero i tunnel, che hanno grosso modo un effetto simile, quello di far sbucare le unità in giro per il campo. Mentre lo Gnohole non vi crea ferite mortali in contraccolpo, il Warp Grinder ve le dà, quindi questa è una pecca, quindi è stato scavalcato dal nuovo elemento scenico, purtroppo. Passiamo quindi al clan Pestilence. Gli unici 2 eroi, oltre al Vermin Lord Corruptor, sono il Prete della Peste, quindi il Plague Priest a piedi, e il Plague Priest sulla Fornace della Peste, quindi molto simile all'idea del Grey Seer a piedi e sulla campana. Prete della Peste a piedi sono 80 punti, mentre invece il Prete della Peste sulla Fornace sono 180 punti. Sono entrambi degli ottimi modelli, dipende da quello che volete fare, da quanto volete spendere. La caratteristica peculiare è che non sono maghi, ma hanno a loro disposizione queste preghiere. Preghiere da intonare durante la vostra fase degli eroi. Le preghiere sono diverse tra di loro. Ricordatevi che quando tirate un dado per la preghiera, al 6 potete scatenare una grande piaga che vi avevo elencato prima. Ovviamente la Fornace della Peste ha il grande incensiere della peste, che ha degli ottimi attacchi d'arma da mischia. Rispetto alla campana, la Fornace è più forte in corpo a corpo. Dopodiché ha anche tutta una serie di abilità come i fumi benefici, la protezione del ratto cornuto, spinta in battaglia. A livello generale sono 2 hero che comunque danno il meglio di sé in eserciti Pestilence. Passiamo alla Catapulta della Peste, che per 160 punti è la risposta, diciamo, pestilenziale
scala il cannone a fulmine warp. 3 ferite in meno rispetto al cannone a fulmine warp, ma secondo me è un'unità veramente veramente ottima, non ai livelli del cannone, ma secondo me rispettabilissima e dannosissima. Ha un attacco al 3+3+, impatto meno 2 di 6 danni, cosa molto utile che può tirare anche contro le unità che non vede. Come detto prima, cercate di sfruttarla con il battaglione Congrega Pioggia Sporca, che vi dava tutta quella serie di bonus che vi ho già elencato prima. E in più, se gli avete dato il tratto di comando Artefice della Morte a un eroe nei paraggi, potete perfino ripetere i tiri per ferire. Quindi capite che avere 2 o 3 di queste catapulte sul campo di battaglia può essere una rogna mica da ridere per i vostri avversari. Vediamo quindi i Monaci della Peste, o cosiddetti Plague Monks. Sono 70 punti per 10 modelli, 240 punti per 40 modelli, quindi sono 40 punti in meno, avete lo sconto famiglia anche. Questi Monaci della Peste sono sia lo zoccolo duro del Clan Pestilence che uno zoccolo duro di qualsiasi esercito Skaven. Sono fenomenali, secondo me. Giocateli sempre in unità da 40, quindi belle grandi, e sono anche molto da background, perché sono fighissimi questi monaci esaltati dalla malattia. Io personalmente adoro mandarli in battaglia sempre con la doppia lama fetida, la Fetid Blades, perché possono ripetere tutti i tiri per colpire falliti. E questo veramente con 2 attacchi ciascuno al 4+4+ danno 1 vi permette di rilanciare un quantitativo di dadi molto molto ampio. Tra l'altro, grazie ad assalto frenetico puoi aggiungere 1 alla caratteristica degli attacchi delle armi da mischia di quest'unità se effettuato un movimento di carica nello stesso turno, quindi vanno a 3 attacchi. Guadagnano anche un tiro salvezza perché hanno il tiro salvezza al 6+, prima non ce l'avevano, quindi almeno qualcosina, non sono più proprio nudi nudi come erano prima. Ovviamente i Monaci della Peste sono la vostra unità Battleline. Tanto riguarda il Clan Pestilence, se avete il vostro generale Pestilence e tutte le unità con la tag Clan Pestilence. Altre unità Battleline con queste condizioni sono i Plague, Chancer, Bearer. Anche in questo caso vale un po' lo stesso discorso per gli Accoliti Scryer. Sono unità che con 5 modelli potete fare un'unità di Battleline. Ripeto, se giocate un esercito Skaventite generale non sono una grandissima unità che generalmente mi piace utilizzare, invece giocando Pestilence possono fare al caso vostro in determinate situazioni. Avendo voi a disposizione i Monaci della Peste vengono un po' oscurati, secondo me. Dopodiché troviamo le Warscroll appartenenti al clan Verminus. Il primo personaggio che troviamo è il Clawlord. Il Clawlord altro non è che il vecchio signore della guerra, il Warlord. Costa 100 punti ed è una delle scelte eroi indispensabili sia per un esercito di Skaventite generali che per un esercito di clan Verminus. Infatti, tali eroi vanno ad esaltare maggiormente le vostre unità Verminus e soprattutto le vostre Battleline. E gli hanno introdotto una nuova abilità, alle strette e furioso. Aggiungi il numero di ferite assegnate a questo modello alla caratteristica attacchi delle armi da mischia di questo modello. Quindi più verrà ferito e più sarà potente a livello offensivo. La vera chicca del modello è l'abilità di comando Mordi spolpagli le ossa. Praticamente potete scegliere un'unità del clan Verminus amica interamente entro 13 da questo modello e aggiungere 1 alla caratteristica attacchi delle armi da mischia. Questo fa sì che i vostri clanrets, i vostri ratti d'assalto diventino estremamente forti in corpo a corpo e portino molti più attacchi. State attenti perché è interamente entro 13, quindi l'unità è fatta da 40 modelli, dovrà essere interamente entro 13, quindi lo potete anche piazzare in mezzo, per esempio. Passiamo invece ai clanrets, i cosiddetti ratti del clan. Questi sono il vero e proprio fulcro del vostro esercito. Sono una battleline pura, sono 120 punti per 20 modelli. Come prima potete scegliere di equipaggiarli con la lancia o con la lama. Giocateli ovviamente solamente in unità da 40 in meno, non avrebbe senso utilizzarli. Ricordatevi sempre di giocarli vicino a un signore della guerra, a un Clawlord che gli dà l'attacco in più. E ricordatevi soprattutto massa travolgente, con cui con 30 o più modelli avete +1 al colpire e +1 al ferire.
Abbiamo quindi gli Storm Vermin, o ratti d'assalto, come piace chiamarli a me. Allora, in realtà questa unità è molto simile a prima per quanto riguarda la Warscroll, ma cambia totalmente il suo utilizzo in battaglia, perché adesso infatti sono diventate Battleline per gli eserciti Skaventite. Personalmente con i Monaci della Peste sono la truppa di fanteria che più mi piace degli Skaven. Hanno una alabarda che hanno di base due attacchi al 4+, 3+, ricordatevi sempre il Warlord che li fa passare a 3 attacchi ciascuno. In realtà rispetto a prima perdono l'abilità feroce assassina che prima avevano, per cui avevano un più 1 al colpire, se non sbaglio, se attaccavano un'unità a livello di numero inferiore rispetto a loro. Ma ovviamente, come tutte le altre unità Skaventite, guadagnano massa travolgente, quindi più 1 al colpire, al ferire, o 30 o più modelli. Arriviamo quindi velocemente al clan Molder. Questo è un clan molto interessante, secondo me. Dal punto di vista degli eroi, troviamo solamente il Master Molder. E per la prima volta abbiamo una distinzione tra Master Molder e Packmaster. I Packmaster, tra l'altro, passano da eroi a unità. Quindi sconsiglio i Packmaster perché diventano obsoleti, anche perché sono 60 punti per 3 modelli. Tenendo conto soprattutto che il tratto di battaglia creazioni preziose è attivato solamente dal Master Molder, non ha più senso giocare dei Packmaster, secondo me, se non per avere il più 1 ai tiri per colpire i branchi. Molto interessante invece il Master Molder, questa nuova figura, questo nuovo hero. Sono 100 punti per un personaggio singolo con 5 ferite, quindi molto più resistente del Packmaster. Tra l'altro ha delle buonissime armi da mischia, dovete sceglierlo, uno dei due. Ha, come già detto, il tratto di battaglia, creature preziose, che vi permette di aggiungere le famose di 3 ferite per ogni Master Molder che avete sul campo a un'unità bestia guerriera, appunto, che è presente sul vostro campo. Oltre a questo, sana di 3 ferite assegnate a un modello branco del clan Molder in ogni fase degli eroi. Grazie allo schiocco della frusta puoi aggiungere più 1 ai tiri per colpire degli attacchi delle armi da mischia con le unità branco del clan Molder, raddoppiando anche la caratteristica coraggio delle unità branco, sempre del clan Molder. E per finire ha questa abilità di comando, scatenate più e più bestie, che già avevo raccontato prima, che è assolutamente fantastica. Quando una vostra unità di branco del clan Molder amica viene distrutta, con 5 più viene aggiunta alla tua armata una nuova unità identica a quella distrutta, dopodiché vi spiega dove schierarla. Se addirittura gli avete dato come tratto di comando, e questo è il vostro generale, signore dell'orda, riuscirete a far tornare sul campo di battaglia un'unità totalmente distrutta al 4+ e non al 5+. Quindi il Master Molder per 100 punti è un ottimo eroe da giocare sia in eserciti Skaventite generali con magari delle bestie al suo fianco, oppure d'obbligo metterne più di uno se volete provare l'esperienza di giocare clan Molder. Arriviamo a uno dei modelli, secondo me, più belli e che io adoro di più degli Skaven e che mi hanno fatto proprio avvicinare a questo esercito quando ancora giocavamo a Fantasy, ovvero l'Abominio di Pozzo Infernale. L'Abominio altri non è che una putrescenza di innesti di carne, di topo, di verme. Molto carino che gli hanno lasciato il nome Abominio di Pozzo Infernale. Pozzo Infernale era una località, una sorta di roccaforte Skaven in mezzo alle montagne innevate, un po' sotto le terre dell'impero, in cui gli Skaven facevano esperimenti genetici e appunto creavano questi abomini. Quindi bello che l'abbiano tenuto il nome. Sono 220 punti per questo modello, ma sono ripagati totalmente perché è eccezionale. E secondo me l'hanno ancora più rafforzato. Ha le solite 3 armi da mischio, ovvero i denti digrignanti, i pugni e la valanga di carne. E gli hanno migliorato un più 1 al ferire per i denti e un più 1 al colpire dei pugni. Quindi anche la tabella delle armi da mischia è stata migliorata. La vera novità è la valanga di carne, che prima faceva 6 attacchi al 2+, 3+, mentre invece adesso funziona in questo modo. Bisogna tirare un numero di dadi corrispondente al numero di modelli dell'unità bersaglio entro 3 pollici dal modello attaccante. Puoi tra l'altro ripetere il tiro di qualunque dei dadi se questo modello ha effettuato un movimento di carica nello stesso turno. L'unità bersaglio subisce una ferita mortale per ogni risultato uguale o maggiore al valore della valanga di carne mostrato nella tabella danni. La tabella della valanga di carne parte dal 2+. Il meccanismo è simile a quello dei lanciafiamme. La valanga di carne assume un meccanismo un po' anti-orda o comunque anti-unità numerose. Se non vi dovesse bastare tutto questo po' di roba, ovviamente rigenera ancora di 3 ferite assegnate per ogni fase degli eroi. Grazie agli spuntoni di War Pietra
potete tirare un dado ogni volta che questo modello viene influenzato da un incantesimo persistente, e al 4 più ignori totalmente l'effetto dell'incantesimo su questo modello. E per concludere in bellezza c'è anche troppo orribile per morire, per cui la prima volta che questo modello viene ucciso dovete lanciare un dado. Con 1-2 è morto, con 3 o 4 i ratti emergono, quindi tutte le unità entro 3 pollici da questo modello subiscono di 3 ferite mortali. Al 5 o 6, la prima volta che viene ucciso, l'abominio di Pozzo Infernale continua a vivere, quindi non è morto, ma recupera subito di 6 ferite assegnate. Abominio di Pozzo Infernale, quindi consigliatissimo in qualsiasi occasione. Discorso diverso purtroppo per lo sciame di ratti. Sono 60 punti a basetta, sono quei topini piccolini piccolini piccoli da non confondersi con i giant rats. In realtà sono delle vecchie miniature che ci si porta dietro dal fantasy. In Age of Sigmar gli sciami sono scarsamente utilizzati. E andiamo quindi a parlare dei rattogri e dei ratti giganti. Queste sono le vostre due scelte battleline per quanto riguarda il clan Mo. I rattogri sono 100 punti per due modelli e a me personalmente piacciono molto perché sono profondamente iconici e sono più economici degli Stormfins sicuramente, e in più gli hanno dato un'arma da tiro che è il fucile a fuoco Warp, quindi finalmente anche loro hanno degli innesti con cui riescono a sparare dal corpo. Ricordiamo tra l'altro che in corpo a corpo hanno 4 attacchi al 4++, impatto meno 1, danni 2. Non sottovalutate i rattori, è un'unità che non si vede più tantissimo, mentre prima era molto più usata in tempi passati, però è un'unità che a me piace sempre schierare sul campo perché effettivamente non sono così deboli, anzi col Master Molder vicino hanno il +1 al colpire e raddoppiano anche la Breviary. Anche i ratti giganti secondo me sono una scelta che non bisogna sottovalutare più di tanto. Sono 60 punti per 10 modelli, 200 punti per 40 modelli. Hanno un movimento di 8 e hanno un solo attacco al 4+, 5+, che può sembrare una caratteristica abbastanza scarsa. Tuttavia con 20 o più modelli la caratteristica gittata dai loro denti aguzzi è di 3 anziché 1. Un'unità da 40, se schierata, se ammassata nel modo corretto, riuscirebbe ad attaccare quasi tutta. Ricordatevi che voi potete sfruttare massa travolgente per avere +1 al colpire e +1 per ferire, e un Master Molder vicino vi dà un ulteriore +1 al colpire, quindi si va a un attacco al 2 o più, sempre 4+ con bonus +2, 2 o più 4+ danno 1. Per 40 modelli magari, ovvio vi dovete trovare nella situazione giusta in cui riuscite ad ammassare tutti, però range di 3 per gli attacchi diventa veramente tanto. Anche per il coraggio partono con un misero 3, però col Master Molder che glielo raddoppia, che si va a 6, e poi con la forza nel numero avete un comodo +2 per ogni 10 modelli. Fin quando sono in tanti questi ratti possono essere anche qua molto rognosi. Ricordatevi che per entrambi, rattogri e ratti giganti, vale la regola del Master Molder scatenate più bestie, quindi la prima volta che vi spazzano via l'intera unità con 5+ o 4+ potete far ritornare sul campo ex novo. Concludiamo con il clan Eshin. Il clan Eshin, come ho più detto in questa analisi, è il clan da background più bello perché è fatto da assassini letali e veloci, ma per quanto riguarda le unità sono veramente pochine, però possono essere una spina nel fianco per tanti eserciti, proprio perché entra una sorpresa sul campo di battaglia. Il vostro unico eroe, oltre il Vermin Lord Deceiver, sarà il Deathmaster, che è l'assassino. Sono 100 punti, e anziché schierare questo modello sul campo di battaglia, puoi metterlo da parte e dire che è schierato nascosto come unità di riserva. In tal caso, all'inizio di una fase di combattimento, puoi schierare questo modello entro un pollice da un'unità della Maria Scaven amica, che include 5+ modelli, e che ha una caratteristica di ferite pari a 1, quindi una sorta di fanatico degli Skaven che si nasconde dentro e sbuca al momento opportuno. Il mio consiglio è quello di pimparlo, permettetemi il termine giovane, con le varie abilità di comando e le varie i vari artefatti che vi ho detto prima del clan Eshin, che non sono affatto male. Le ultime unità che troviamo sulle war scroll delle unità sono i Gutter Runner, ovvero i ratti dei vicoli, e i Night Runner, i ratti notturni. I ratti dei vicoli sono un'ottima unità sia che giocate Skaven Tide generale che ovviamente se usate Eshin, perché quello è
quelle sono le vostre Battleline. Se giocate Clan Ashin, sia Gutter Runner che Night Runner sono Battleline per voi. Ratti dei Vicoli sono un'ottima scelta, come dicevo, per quanto riguarda un esercito di Scaventite, perché saranno i vostri infiltrati. 60 punti per 5 modelli, sono praticamente uguali a prima, ma adesso ogni tiro pari a 6 per colpire con le stellette da lancio infligge 2 colpi al bersaglio anziché uno, che poi bisogna lanciare per ferire e avere il save. E fare un'armata generale Marea Skaven con un assassino e dei Gutter Runner almeno 10 sia un'ottima cosa, soprattutto per andare a prendere obiettivi, per andare a uccidere piccoli eroi. E se c'è un assassino nei paraggi potete sfruttare il tratto di battaglia Ashin, maestri dell'omicidio. I Night Runner invece, i cosiddetti ratti notturni, sono molto simili in realtà dal punto di vista visivo, però in realtà sono molto scarsi. Anche qui, se giocate Ashin, dovete per forza metterli, perché avete due Battleline e basta, quindi per alternare un po' di ratti dei vicoli. Se invece giocate Scaventite, praticamente io non li ho mai visti giocare da soli così. Quindi un difficile utilizzo. Passiamo dunque agli incantesimi persistenti. Ci vengono illustrati due incantesimi persistenti predatori e uno persistente normale, quindi che non si muove. Partiamo proprio dal Warp Lightning Vortex, costa 100 punti ed è formato da questi tre modelli, questi tre vortici warp. Ha un valore di lancio di 8 e può essere ovviamente lanciato solo dai maghi della Marea Skaven, e se lanciato con successo puoi schierare un modello di Warp Lightning Vortex interamente entro 26 dal lanciatore. Poi puoi schierare il secondo e il terzo modello di Warp Lightning Vortex esattamente a 7 pollici dal primo modello ed esattamente 7 pollici l'uno dall'altro, quindi formerete esattamente un triangolo con tutti i vortici a 7 pollici l'uno dall'altro. Puoi tirare un dado per ogni unità entro 6 pollici da qualunque dei modelli di questo incantesimo. Aggiungi uno al tiro di dado se quell'unità si trova entro 6 pollici da due modelli di questo incantesimo persistente. Aggiungi 2 invece di 1 al tiro di dado se quell'unità si trova entro 6 pollici da tutti e tre i modelli di questo incantesimo persistente. Con 4 più, quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Se il risultato non modificato del tiro è 6, quell'unità subisce di 6 ferite mortali anziché di 3 ferite mortali. In più, le unità non possono correre né volare quando effettuano un movimento normale che cominci entro 6 pollici da qualsiasi modello di questo incantesimo. Purtroppo, per fare di 6 ferite, però, il lancio di 6 deve essere risultato non modificato, quindi non con i bonus aggiuntivi, e questo è un male, perché di 6 sarebbe stato forse più appagante rispetto al di 3 ferite. È un discreto incantesimo che non mi fa impazzire, però. Generalmente invece a me non mi piacciono gli incantesimi persistenti predatori, e invece devo dire che i due predatori che ci vengono proposti sono molto molto più interessanti. Il primo di questi incantesimi è Vermintide, ovvero la basetta con su tutti i topi. Costa 40 punti, quindi abbastanza come incantesimo, e come detto è un incantesimo predatore, quindi non sempre sarà controllato da voi. La cosa positiva è che se il vostro avversario lo controlla, questo incantesimo non può fare nulla alle unità della Marea Skaven, quindi non ha effetti su di voi in realtà. Avrete solo la scocciatura di non muoverlo come volete. Ha un valore di lancio di 7 e ovviamente solo i maghi della Marea Skaven possono lanciarlo. Se lanciato con successo puoi schierare un modello di Vermintide interamente entro 13 pollici dal lanciatore. Dopo che questo modello si è mosso, il giocatore che l'ha mosso può scegliere un'unità entro 3 pollici da questo modello e tirare 13 dadi. Per ogni 6, quell'unità subisce una ferita mortale. Tira inoltre 13 dadi per ogni unità che termina un movimento normale o un movimento di carica entro 3 pollici da questo modello. Per ogni 6, quell'unità subisce una ferita mortale. Visto il costo, solo 40 punti, e il fatto che a voi comunque non può fare nulla, può essere un incantesimo interessante. L'ultimo incantesimo persistente predatore è il Bell of Doom, quindi il campanaccio che si muove per il campo. Anch'esso sono 40 punti, si muove di 13 pollici, quindi neanche poco, e in più vola. Ha un valore di lancio di 6, la migliore abilità di questo modello è appunto audacia o disperazione. Non devi effettuare test di shock per le unità della Marea Skaven fin tanto che si trovano entro 13 pollici da questo modello. Invece sottrai uno dalla caratteristica coraggio di qualsiasi altra unità fin tanto che si trova entro 13 pollici da questo modello. Per di più devi tirare 3 di 6 dopo che questo modello viene schierato o dopo che finisce un movimento.
4, con un risultato di 13, ogni unità entro 13 pollici da questo modello subisce di 3 ferite mortali. Questo modello viene poi disperso, quindi se il vostro avversario lo controlla, lo allontanerà dalle vostre unità. La bolla su cui non dovete effettuare il test di shock si andrà anche a spostare, quindi vedete voi. Per 40 punti, se proprio vi piace, non è niente male comunque. Credo che i due predatori sono di maggior utilità rispetto al non predatore. E invece è molto interessante l'ultimissima riga del Battletome, che vi dice gli alleati. La Marea Skaven appartiene al Caos e gli unici alleati possibili sono Nargo, solo se il vostro generale è dei Clan Pestilence. Per giocare, come oramai saprete, più clan non ci sono problemi perché state giocando Skaventide, ma gli unici alleati consentiti, quindi sfruttando i punti alleanza, sono Nargol solamente se il vostro generale appartiene al clan Pestilence. Se volete utilizzare altre unità caotiche, un esercito generale di caos. Niente, facciamo un paio di considerazioni finali, come al solito. Finalmente questo libro, questo Battletome, rappresenta un'ondata di novità per questo marcio esercito di Age of Sigmar. Infatti, a parte il libro del Clan Pestilence, che era uscito quasi con il lancio di Age of Sigmar, gli Skaven, presi nella loro globalità, non vedevano un nuovo libro dell'esercito dalla settima edizione del Fantasy, quindi veramente tanto tanto tempo. È un libro molto pieno, molto fitto, molto articolato, non è complesso, ma sicuramente non è di facile utilizzo subito, va studiato a fondo. Finalmente tutti i clan sono uniti e possono essere usati senza arrovellarsi il cervello con i punti alleanza, quindi come quello che volete giocare appartenente al mondo Skaven lo potete giocare. Ma il sapore che lascia in bocca è proprio quello che i clan sono sempre separati tra di loro, e questo è molto divertente. Come ho detto in precedenza, secondo il mio modesto punto di vista, questo Battletome è la consacrazione degli Skaven come esercito da tiro, perché tutto va a richiamare e a esaltare la fase di tiro, dalle numerosissime unità che avete con armi da tiro, alle abilità di comando, alle abilità di fedeltà, agli stessi battaglioni che vanno a esaltare le vostre truppe, al fatto che tutte le vostre unità da tiro possono essere sovraccaricate, quindi fare una pioggia di proiettili mortali contro il vostro avversario. L'altro lato della medaglia è che tutto può esplodere, quindi qualsiasi cosa può andare storta e qualsiasi macchina in vostro possesso può esplodere in mille pezzi. Ma questo è soprattutto il bello degli Skaven, che rimangono essenzialmente un esercito di pazzi scatenati alla conquista del mondo nel modo più anarchico possibile. Secondo il mio parere poteva uscire qualche miniatura nuova in più, a parte il Warlock Bombardier, soprattutto per i clan più deboli come Eshin, che risulta essere quello più piccolo a livello di unità, non di background, come ho più volte detto in questa review. Però insomma ci contentiamo di quello che è uscito, perché è stata data la giusta gloria a un esercito che secondo me è veramente fantastico e divertentissimo. Basta, questo era tutto quello che avevo da dire sul Battletome degli Skaven. Spero che vi sia piaciuto. Se avete domande, scrivete tutto nei commenti e basta, fate esplodere il mondo con i vostri Skaven. Io sono Riccardo, Chaos in Swords Italia, e ci vediamo alla prossima.